Ebbene, continuiamo con i lavori di questo HR Forum 2021 e riprendiamo alcuni punti, alcune parti che abbiamo già analizzato nelle tavole rotonde precedenti, perché dobbiamo approfondire alcuni concetti. Intanto il titolo di questo punto della nostra giornata è intanto un'intervista doppia ed è quello che leggete in sovrimpressione: formazione, parola chiave, employability e nuovi modelli di leadership. In questo titolo sono davvero racchiuse le questioni fondamentali che andremo ad analizzare insieme alle mie ospiti, che tra poco vi presenterò. Permettetemi solo una premessa, che è un po' quella che facciamo costantemente, che abbiamo anche fatto da questa mattina. Partiamo dallo stato di pandemia con cui stiamo convivendo tutti da oltre un anno e che ha generato profondi cambiamenti sia nei modelli di organizzazione del lavoro, ma soprattutto anche nella modalità della relazione tra le persone. Questo è chiaro. Però questo cosa ci ha portato a considerare, cosa ci ha fatto guardare in modo diverso? In generale, proprio l'esperienza di lavoro che riguarda noi a livello individuale, perché tutti noi in qualche modo ci troviamo di fronte a una nuova identità professionale, perché noi stessi per primi abbiamo dovuto rimodulare il nostro modus operandi. Definiamolo così, e ci sono delle nuove priorità. Questa parola nuovo, anche qui l'analizzeremo perché si parla spesso del new normal. Le stesse organizzazioni sono consapevoli di tutti questi profondi cambiamenti e questi profondi cambiamenti richiederanno la ridefinizione della leadership anche, perché quando parliamo di team chiaramente bisogna mettere al centro e al punto di partenza quello che la singola persona deve fare per il bene del team e quindi per il bene della società e del lavoro. Bisogna creare un nuovo contesto professionale, un nuovo contesto lavorativo. Insomma, questi sono i punti di cui discuteremo insieme alle mie ospiti, che vado subito a salutare e a presentare. Marina Montepilli, HR Director Alleanza Assicurazioni. Marina, buongiorno, ben trovata. Buongiorno, grazie Alessandra, per l'invito. grazie a lei, Alessandra Di Cosmo, responsabile dello sviluppo della formazione e selezione di Vodafone Italia. Grazie anche a lei, Alessandra, per essere qui. Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Grazie. Allora, partiamo proprio con il primo argomento, micro argomento, quello macro l'abbiamo già visto, che è il lavoro da remoto e people management. Cerchiamo di capire come, e partirei magari da Marina, poi ovviamente la stessa domanda la rivolgo anche a Alessandra, in che modo il lavoro da remoto ha impattato sulle modalità di gestione delle persone e come avete voi, diciamo come azienda, aiutato le persone alla guida del team, quello che dicevo poco fa. Dunque, in Alleanza, quando è stato avviato il lockdown per la parte direzionale, avevamo già un 100% di persone che derivano allo smart working. Uno smart working più tradizionale, diciamo così, di 2 giorni alla settimana. È ovvio che la nuova condizione ha un po' ribaltato le premesse con cui erano state attivate tutte le leve dello smart working. Cardine di questa nuova situazione sono stati ovviamente i people manager. I people manager sono stati coloro che hanno e stanno vivendo in modo più marcato questa nuova situazione, questa nuova relazione. Perché? Perché vuol dire ingenerare un cambio di passo. Quindi passare da un micromanagement a una pianificazione più organizzata, saper attribuire gli obiettivi, saper misurare i risultati verso gli obiettivi, per cui saper organizzare le proprie persone, ma poi in più, benché se ne parli da tempo, saper gestire emotivamente la propria squadra. E questo non è un elemento banale, perché benché un buon people manager deve saper interrelare in maniera equilibrata tutti questi elementi, questi sono esplosi durante il periodo del lockdown. In Alleanza cosa abbiamo fatto? Abbiamo attivato 3 iniziative, alcune di queste stanno andando avanti, una proprio specifica per i people manager, che è fare ed essere people manager. Perché? Perché anche il fare, oltre che l'essere? Perché l'essere lo portiamo nelle teorie per cui raccontiamo i comportamenti, poi il fare devi dare degli esempi, perché non è che tutti nascono già imparati nel saper gestire anche le leve più soft e molti non hanno il coraggio di chiederlo. Poi noi le chiamiamo leve soft, ma di soft in questo momento non hanno nulla, sono delle leve molto rilevanti. Per cui abbiamo fatto questi incontri, confronti fra i people manager e abbiamo offerto ad ognuno di loro poi anche una giornata di coaching individuale, se lo volevano utilizzare, come supporto ulteriore. Abbiamo poi messo in campo un'altra iniziativa che si chiama Patchwork,
in cui abbiamo invece creato in varie puntate occasioni di incontro e di ascolto fra i vari livelli, non necessariamente legati alla stessa struttura, ma di modo che anche i people manager fossero consapevoli di quali fossero i bisogni che si manifestavano fra le persone gestite, anche di strutture diverse, lavorando su uno stimolo di principio della matrice delle priorità, no? Per cui cosa fare, cosa smettere di fare, cosa iniziare a fare, cosa delegare. E lì sono usciti una serie di temi molto utili alla gestione che hanno arricchito il bagaglio dei people manager in termini di informazioni, ma hanno stimolato la loro capacità di ascolto. Abbiamo poi recentemente attivato un'altra iniziativa che si chiama On Life Management, che è proprio tipicamente l'unione tra l'online e ciò che invece la vita in presenza ti stimola, per innescare anche lì, prevalentemente anche ai people manager, la capacità di comunicare attraverso i nuovi mezzi, la capacità di avere uno storytelling ingaggiante e diverso relativo a un mezzo, che è quello del collegamento prevalentemente remoto che stiamo Certo, utilizzando oggi. Quindi certo. questa è una panoramica un po' di quello che abbiamo gestito Beh, sì, sui. perché effettivamente adesso vado proprio da Alessandra. Io prima ho parlato di nuove priorità, ma ci sono nuove emozioni, no? È la stessa Marina, insomma, raccontandoci anche come hanno gestito i nuovi modelli organizzativi, ha parlato di emozioni. Allora, stessa domanda rivolgo a te, Alessandra. Voi cosa avete fatto? Rivolgo a lei, prego. Sono assolutamente d'accordo con Marina, è fondamentale in questa fase, credo più che sempre, mettere al centro della gestione, non solo il professionista durante l'orario di lavoro, ma la persona, l'individuo a 360 gradi, perché, questa pandemia, la grande discontinuità che ci ha travolti da tutti i punti di vista, appunto, non ha solo cambiato il nostro modo di lavorare, ha cambiato il nostro modo di vivere, la nostra capacità di relazionarsi e la nostra socialità. Quindi è fondamentale che venga messa al centro la persona a 360 gradi, anche perché col nuovo smart working, o con questo smart working un po', diciamo, al tranza, forzato, il confine tra vita personale, no? E privata e vita lavorativa è completamente saltato, un confine molto labile, quasi inesistente ormai. Noi anche come Alleanza avevamo già la nostra policy di smart working da 10 anni, questo però non è lo smart working che credo le aziende vogliano mantenere e implementare per il futuro. Non è questa l'idea di lavoro agile e flessibile che ci auspichiamo per il futuro. È ovviamente un po' una distorsione di quello che è il lavoro agile, ed è stato fondamentale che i nostri leader in questi mesi fossero capaci di riconnettere le persone all'azienda, di colmare questa distanza che inevitabilmente si è creata. Noi per business connettiamo le persone, no? Quindi abbiamo fatto della connessione la nostra missione, ed è stato fondamentale in questi mesi dare ai nostri leader degli strumenti per aumentare la loro capacità di ascolto, di presa sui team. L'abbiamo fatto in particolare, sì, sicuramente rafforzando tutti i piani di comunicazione interna, esponendo anche i nostri direttori, il nostro amministratore delegato, molto più che in passato, per poter raccontare alle persone la strategia di Vodafone, cosa stava succedendo all'interno e all'esterno dell'azienda. Abbiamo dato due strumenti nuovi proprio per aumentare la capacità di ascolto. Uno strumento è quello delle pulse survey, che è stato molto efficace. Ogni 2 settimane abbiamo chiesto alle persone in 3-4 domande come stavano, e questo ci ha dato la possibilità poi di fare dei piani d'azione molto concreti anche sui singoli team per indirizzare quelli che erano proprio i bisogni del momento. L'altro strumento è stato cambiare un po' la nostra gestione degli obiettivi, assegnazione degli obiettivi, che era annuale. Parlare di obiettivi annuali in un mondo che cambia così velocemente l'abbiamo proprio considerato antistorico, e quindi abbiamo cominciato ad assegnare degli obiettivi, come dicevi, no? Fondamentale lavorare per obiettivi trimestrali, anche per creare delle occasioni continue e strutturate di confronto tra capo e collaboratore, quindi un momento in cui ci si siede col proprio collaboratore almeno una volta a trimestre,
per ridefinire gli obiettivi, per fare un po' il punto su come sta andando e quindi creare proprio dei momenti continui di feedback e di Certo, confronto. è tutto molto più veloce, no? Abbiamo dovuto raggiungere dei traguardi velocemente, quindi altrettanti traguardi dovremo raggiungere ancora più velocemente. Secondo punto che è in questo momento, secondo me, centrale, le skill dei nuovi leader. Cerchiamo di farlo anche in modo abbastanza schematico. Riparto da lei, Marina, per mettere anche a confronto le vostre view, secondo me è interessante. Skill sarà quindi necessario che i people manager sviluppino essenzialmente in questo nuovo contesto lavorativo. Allora, se lo faccio in maniera schematica, sicuramente un approccio più imprenditoriale alla gestione all'interno dell'azienda, una capacità, come dicevamo prima, di elaborazione e condivisione degli obiettivi, ma obiettivi misurabili, se no non sono comprensibili da chi li deve poi perseguire. Per cui una capacità di comunicazione, una semplificazione. E un aggiornamento periodico, come diceva prima anche Alessandra, no? In un mondo che cambia velocemente dobbiamo avere la capacità di mutare anche noi, per cui capacità di dare feedback continui, ribadisco, misurabili e oggettivabili, per cui capacità di saper descrivere molto bene, devono avere capacità di saper riconoscere il cambiamento e codificarlo. Per cui anche lì un ulteriore passaggio di semplificazione del cambiamento. Ovviamente gestione del team e tutto quello che ci siamo detti fino ad oggi diventa fondamentale, di team, ma anche con tutte le integrazioni delle diverse generazioni. Questo è un elemento fondamentale dei manager nel nuovo passaggio, in questo new normal che ci attende, insomma. Capacità di collaborazione e, non ultimo, un elemento è imparare a prendere decisioni in velocità. Non tutte devono essere veloci, però una capacità di saper prendere decisioni più in velocità. Le persone gestite da capi hanno bisogno di vedere che i propri capi hanno una direzione. Quindi questo è, secondo me, anche un altro elemento molto Sì. Beh, importante per i nostri manager. lei Marina ha detto una cosa non banale, riconoscere il cambiamento, che è il primo passaggio, a volte lo diamo per scontato, diciamo beh è cambiato e quindi facciamo di conseguenza, sì, ma in che modo è cambiato? E appunto l'obiettivo di questa intervista doppia è anche questo. Alessandra, a lei stessa domanda. Io, tornando sul contesto, credo che davvero una delle definizioni più centrate di cosa ci attende e ci attenderà è never normal, non più tanto new normal, perché io non credo che avremo una nuova normalità nel senso di un contesto stabile, nuovamente stabile come era prima. Credo in realtà che continuerà a mutare molto velocemente, sarà sempre più, anzi, volatile e incerto. E questa è una delle capacità e delle skill che i nostri leader devono sviluppare, come dicevi Marina, non subire questo cambiamento, ma essere capaci di cogliere le opportunità nel cambiamento e surfare su queste onde, non farsi assolutamente travolgere. Aggiungo un paio di spunti, credo interessanti. Nei nostri leader cerchiamo anche oggi capacità di ispirare. Non basta più la performance, non basta più guidare il team sul KPI, il target del mese. È necessario dare alle persone, no, un disegno più ampio, farle aderire a quello che è il progetto ampio dell'azienda. Non è un caso che tutte le grandi aziende stiano comunicando forte il proprio purpose, no? Quindi qual è il perché, no? Qual è poi il fine ultimo di quell'azienda e l'impatto che l'azienda vuole avere sull'ecosistema che la circonda. Questo è importantissimo per i clienti, ovviamente per guidare le loro scelte di consumo, ma anche e soprattutto per noi, per i dipendenti e soprattutto per i giovani che scelgono un'azienda non più, non solo almeno per quanta carriera posso fare, quanto mi pagano, quanto no posso crescere, ma anche per qual è la missione di quell'azienda, no? Il suo fine ultimo e che progetto posso contribuire andando a lavorare in quell'azienda. Abbiamo bisogno di leader che ispirino le
le persone verso obiettivi più ampi, che non cambieranno in un contesto invece che tutti intorno sarà molto mutevole e tumultuoso da un certo punto di vista. L'altro elemento fondamentale per noi è l'inclusività, la capacità dei leader di essere inclusivi e di saper cogliere il talento in tutte le persone. Io credo che nell'epoca attuale dei grandi network, della rete, di internet, orchestrare no, in un concetto di intelligenza collettiva il talento di tutti, metterlo a fattor comune e prendere il meglio delle persone per massimizzare il risultato di team sia una delle caratteristiche fondamentali che debbano avere i nostri leader. Certo, il classico concetto di persone non numeri, insomma, io l'ho molto banalizzato, però ancora di più è importante, vale sempre perché, però in questo momento ancora di più. Alessandra, l'ho interrotta, stava concludendo o posso andare con la prossima domanda? Vada pure, siga. Ok, perché questo è importante, un concetto che vale, come ho detto prima, sempre, ma non tutti lo mettono sempre in pratica, soprattutto quando c'è necessità di agire velocemente, no? Si tende a dire, vabbè, fallo tu, fallo tu. No, ciascuno ha le sue competenze. E a proposito di competenze e a proposito di futuro, altro aspetto, quali saranno, secondo voi, le skill chiave che consentiranno proprio ad aziende e lavoratori, come tutt'uno, di arrivare preparati a un futuro lavorativo che non è neanche troppo lontano, l'abbiamo visto, e che soprattutto cambia velocemente. Marina. Allora, noi da un punto di vista di gruppo generale, Alleanza fa parte del gruppo generale, comunque nel guardare al futuro è stato avviato un grande piano di reskilling, di modo da iniziare a diffondere comunque su persone con professionalità, cultura, esperienza diverse, una vista sul futuro che riguardi sicuramente il mondo del digitale, la gestione del dato. Questo solo per citarne alcune, no? Perché poi ci sono tutte le specializzazioni tecniche che verranno approfondite. Ma per parlare in generale, vedo due elementi di competenze rilevanti. Uno, per ritornare al tema del dato, l'analisi del dato, la capacità dell'utilizzo del dato. Ma lo estendo e lo porto un po' a tutti, perché il dato non vuol dire solo, fatemi passare il termine solo, data analytics, ma vuol dire democratizzazione del dato. Quindi è un passaggio storico anche per tutti noi, perché noi stiamo iniziando infatti a formare le persone su che cosa significa uno sharing del dato a livello trasversale all'interno del gruppo. Perché senza questa consapevolezza sono solo simulazioni, non c'è una vera disponibilità democratica del dato, perché ognuno di noi è quello che sa. In questa accezione di sentirsi quello che sappiamo, c'è ancora oggi una forma di proprietà del nostro sapere, che sia in archivio o non in archivio. Quindi portare le aziende a una consapevolezza che un domani il dato non è più un asset personale, ma è un valore a disposizione di tutto il bene aziendale, questo è un passaggio delle competenze del futuro. Poi Sì. Certo. ovviamente con dei verticali di specializzazione sulla parte più tecnica di chi deve costruire o gestire gli elementi di data lake, data enterprise. Noi abbiamo adesso un progetto di data enterprise. Dall'altra parte, secondo me, valorizzazione anche di tutte le competenze umanistiche. Perché secondo me ci sarà una grande necessità di saper leggere e interpretare i fenomeni portati dal dato e ci deve essere una grande necessità di saper porre le domande giuste, perché senza porre le domande giuste il dato rimane sterile, è un'analisi fine a se stessa. Assolutamente, assolutamente. Su questo io Quindi sono vedo questi due elementi. sì, sono d'accordissimo, assolutamente, se no rimane tutto estremamente freddo e il periodo ci ha insegnato invece che dobbiamo andare proprio in tutt'altra direzione. Alessandra, anche a lei la stessa richiesta. Sì, assolutamente. Queste le grandissime, diciamo così, discontinuità tecnologiche stanno mettendo, no, sul piatto di tutte le aziende la necessità di riqualificare le competenze delle persone, prepararsi ai nuovi ruoli, prepararsi al futuro e quindi questa è assolutamente una priorità anche per Vodafone. In generale credo debba esserlo per tutte le aziende che hanno una grande responsabilità su questo, creare delle organizzazioni sostenibili, creare delle organizzazioni
modo in cui ci si prepara oggi al futuro delle persone per poterne garantire la riqualificazione e la ricollocazione interna nel prossimo futuro, soprattutto nelle aree dell'organizzazione che sono un po' più messe a rischio da proprio l'evoluzione della tecnologia e la digitalizzazione. E noi, devo dire, ci siamo mossi con grande anticipo. Dal 2018 anche noi siamo partiti con il nostro programma di reskilling in accordo con le organizzazioni sindacali che hanno avuto un ruolo fondamentale su questo. Siamo partiti, nel nostro caso, da una mappatura delle competenze delle nostre persone. È stato un punto di partenza preziosissimo. C'è stata una grande adesione delle nostre persone nel volerci raccontare quali sono le loro competenze e per noi anche per andare a scovare cose che non sapevamo, magari interessi di persone coltivate fuori dall'orario di lavoro. Abbiamo scoperto dei colleghi che si occupano di assistenza di customer care che magari sono appassionati di coding. Quindi un punto di partenza fondamentale che ci ha permesso poi di far partire dei percorsi di reskilling al termine dei quali molte delle nostre persone, abbiamo coinvolto più di 2000 colleghi in questi percorsi, molti di loro hanno completamente cambiato ruolo, hanno addirittura cambiato funzione e si sono mossi da alcune aree dell'organizzazione ad altre. Questa credo sia la chiave per garantire la sostenibilità dell'organizzazione. C'è un'altra competenza che credo sarà fondamentale nelle persone, al di là delle competenze tecniche digitali che Marina sono assolutamente d'accordo, no? Hanno a che fare sicuramente sia col dato, ma anche con l'umanesimo, no? Sia col digitale che con l'aspetto più umano della tecnologia. Credo sia proprio la capacità di imparare. C'è chi dice che attendere, spenderemo il 50% del tempo al lavoro a studiare, a formarci per poter svolgere nell'altro 50% del tempo il nostro lavoro. In questo mindset, con questo approccio, dobbiamo affrontare il futuro pensando che sarà un continuo formarci, un continuo imparare, dobbiamo Certo. avere questa agilità, diciamo. Certo, assolutamente sì. A questo punto, guardate, dobbiamo avviarci alle conclusioni, ma un punto essenziale che riassume anche quello che abbiamo detto e che avete detto fino adesso è che nessuno dovrà essere escluso. In che senso? Ovviamente stiamo tornando gradualmente alla normalità, anche se poi lo stesso concetto di normalità è rimesso in discussione, però dovrete voi per prime, la domanda è questa, miscelare le esigenze di chi continuerà a lavorare in azienda e chi invece preferirà lo strumento dello smart working. Però attraverso lo smart working le persone devono comunque sentirsi parte integrante del team e quindi bisognerà evitare a tutti i costi l'isolamento, la demotivazione, lo stress, anche per chi magari lavorando da casa naturalmente ha a che fare con tutte le questioni della quotidianità casalinga. E allora, ultimo punto, nessuno escluso, engagement tra ufficio e smart working, come fare? Marina e poi Alessandra. Questa è la vera scommessa, nel senso che il balance poi, per cui non parliamo di oggi, parliamo di questo never normal che ci attende, comunque vuole sicuramente bilanciare quello che abbiamo appreso, quindi il meglio di quello che ci portiamo a casa di questo periodo di attività in remoto rispetto alle necessità poi operative e quotidiane dell'azienda. Lì ci sarà la prova del cambiamento che ancora una volta di più sarà molto in mano ai people manager. Perché? Perché devono cambiare un po' le regole di ingaggio. Quindi il tema del controllo, della fisicità del controllo, il fatto che le decisioni, anche quelle, ritorno come all'utilizzo del dato, siano democratiche. Cosa vuol dire? Con l'adeguata partecipazione di tutti, a prescindere dal mezzo con cui questo avverrà. Questo vuol dire identificare da parte dell'azienda, che è quello che noi stiamo facendo in questo momento, quali sono le occasioni e i motivi per gestire in presenza e cosa invece tutto quello che in libera scelta viene effettuato in remoto. Questo è il vero punto di svolta, sempre attraverso i people manager, la loro capacità di organizzare, la loro capacità di non generare esclusione, ma di cogliere l'opportunità della relazione per
aumentare, incrementare anche la parte innovativa, lo stimolo, il reciproco delle idee, ma che i processi, in particolar modo quelli decisionali e di condivisione, siano neutri rispetto alla presenza o al Certo, remoto. non creare differenze, questa è Non creare fondamentale. differenze, questa è una scommessa. Sì, assolutamente. Alessandra. Sì, sono d'accordo che questo è il lato oscuro, no, è il rischio vero che c'è dietro questo smart working, soprattutto prolungato così come lo stiamo vivendo. Allora, noi abbiamo già deciso che adotteremo per sempre di fatto un modello di lavoro agile che vede le persone fino all'80% lavorare da casa, questo per i nostri colleghi del customer care, e fino al 60% in ufficio. Abbiamo però escluso la possibilità di dare totale flessibilità, quindi 100% di smart working, proprio perché temevamo che le categorie, lasciatemi definire più fragili, no? Anche i caregiver, potessero poi in una dinamica di smart working inoltrato perdere il contatto con l'azienda, quindi effettivamente isolarsi. Il tema di recuperare i valori, recuperare no, quel sistema proprio valoriale che si creava anche alla macchinetta del caffè è sicuramente un tema. Quindi dove andare in ufficio serve anche a questo, serve a recuperare l'aspetto sociale della vita lavorativa. Per questo abbiamo voluto creare un modello ibrido che però vedesse la presenza delle persone almeno per 1 o 2 giorni alla settimana in ufficio. È fondamentale lavorare sicuramente sull'inclusione e ci sono degli strumenti che abbiamo messo in campo, ve ne cito uno, è quello di cui sono più, diciamo, orgogliosa, che è quello del congedo parentale. Siamo state una delle prime aziende a introdurre le 16 settimane, 4 mesi di permesso retribuito al 100% per tutti i genitori, quindi non solo per la mamma, ma anche per il secondo genitore. Perché dobbiamo contribuire a creare una cultura in cui non sia scontato che debbano essere solo le donne e le mamme a curarsi di un bambino appena nato, no? Quindi il fatto di aver esteso il permesso retribuito a 4 mesi a tutti, anche al secondo genitore, credo aiuterà alcune donne a Certo. potersi, no, dedicare un pochino più al lavoro di quanto non potessero far prima se serve. Certo, senza scelte obbligate, insomma, che poi vale Senza per scelte tutti. obbligate. Esatto, però sappiamo molto bene che in questo caso spesso tocca alle donne mettersi in prima fila a dover scegliere. Allora, grazie, è stata una discussione, un dibattito molto interessante. Io saluto e ringrazio Marina Montepilli, Chair Director di Alleanza Assicurazioni, e Alessandra Di Cosmo, responsabile dello sviluppo della formazione e selezione di Vodafone Italia. E a presto, insomma, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. E naturalmente noi proseguiamo con i nostri lavori della giornata.